cioè le piramidi, mentre questi qua sono prismi perché hanno una faccia superiore e una inferiore, e in realtà può essere visto con più facce parallele e uguali, quindi questo è un parallelepipedo, mai sicuramente un prisma. Quello che la vostra compagna in testa non lo è, si chiama piramide e non è un prisma perché non ha due facce parallele uguali. Qui sono stati abbastanza rapidi tutti a costruire un cubo. Loro sono ancora un pochino indietro, ma ce la faranno, loro ce l'hanno fatta, e vediamo quale prime ad aver finito. Spiegazione, per piacere, avvicinatevi qua. Quali sono i vertici? No. Aia. Le caramelle. Quali sono i vertici? Le caramelle. Quali sono gli spigoli? Questi qua, i sacchetti. Benissimo. Quali sono le facce? Bene. Allora, quanti sono gli spigoli in questo cubo? O esaedro? A voi. Quanti sono gli spigoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bene. Quante sono le facce? 1, 2, 6. Quanti sono i vertici? 8. Bene, che relazione abbiamo scoperto? Chi l'ha scoperta la relazione? Emma. Loio. Emma, che relazione c'è tra spigoli, vertici e facce? Allora. Prova a riguardare. Sì. Pensateci anche voi, che anch'io non me lo ricordo a memoria. Dunque. Vertici meno 2. Spigoli, vediamo se è vero. Spigoli, facce più vertici meno 2. Facce sono 6. Più vertici sono 8. 6 più 8, 14. Meno 2, 12. Guardate. Bene, brava, Emma, avevi ragione tu. Tutte queste figure qua particolari hanno questa regola. I solidi platonici hanno questa figura, questa regola. Quanti sono i solidi platonici, Zoe? 5, perfetto. Perché non sono più di 5, Matteo? Chi lo sa perché? Brava, perché se noi riusciamo... Per essere un solido platonico deve avere tutte le facce regolari. Le facce regolari possono essere costruite solo con gli esagoni, e gli esagoni hanno 120 gradi di angolo interno, e quindi se ne mettiamo 3 siamo già a 360, quindi facciamo una figura piatta, e quindi non si può fare. Possiamo fare queste figure con i quadrati, che hanno 90 gradi, con i triangoli equilateri, che hanno 60 gradi ciascuno, e con i pentagoni, che hanno 104, mi pare, gradi, non mi ricordo esattamente. Quindi, solo con quelle figure là riusciamo a fare delle immagini tridimensionali. Chi riesce a fare adesso? Costruite, distruggete questo, e costruite un tetraedro. Tetraedro, che è una figura fatta solo da 4 facce, costituite da un certo numero di triangoli equilateri. Vediamo che ce la fa prima. Tu perché giri a mangiare caramelle? Mangiatore di caramelle, fila a lavorare. Ci sono le caramelle per fare la... Con quello di prima, le distruggete e lo fate con voi. Vediamo quando... Loro sono su... Guardate qua. No, attenzione. Però questo non è un solido regolare, non è un solido platonico, perché la base è quadrata. Le facce devono essere tutte uguali. Ho capito. Tutte uguali, e sono 4. Lei ne ha fatte 5 perché aveva messo un quadrato. Quello ti servirà dopo. Devono essere solo triangoli equilateri e devono essere in 4. Quindi si parte da uno. E cosa vai a copiare il quaderno, Emma? Dai, costruisci. Aiuta la tua compagna. Qua non ci... Qua sono a buon punto. No, stai facendo questo. E qua lei che da sole vi sta battendo, non vorrei dire. Pari merito, fatelo vedere. Bene. Allora, stiamo a vedere, venite qua a vedere i tre che l'hanno finito. Perfetto. Appoggiateli qua, perfetto. Perfetto. Il nostro è il più bello. Allora, se vi avvicinate, benissimo, venite che voi col vostro. No, le caramelle, dopo dobbiamo mangiarle. Queste robe sì, non pasticciatele troppo, appunto, se dopo le mangiate. Allora, osserviamo un attimo questa situazione, ragazzi, se vi avvicinate anche voi. Samu, prendi tu un tetraedro e descrivilo. Prendilo in mano e vai con la descrizione. Il nostro tetraedro è bellissimo ed è un tetraedro perché... Tetraedro. Allora, questi sono i vertici, queste sono le caramelle, questi sono gli spigoli, gli stecchini, e invece le facce sono composte da 3 stecchini, quindi 3 spigoli. Benissimo. Che relazione c'è? Abbiamo visto prima, te la ricordo ancora a memoria, io l'ho già dimenticata quella regola. Allora, devo spigolo dire. Uguale facce più vertici meno 2. Vediamo se è vero. Facce sono
1, 2, 3, 4. Più vertici, quanti sono i vertici? 1, 2, 3, 4. Quindi 4 più 4, 8, meno 2, 6. Ed è vero che... 1, 2, 3, oddio, mi sono preso. 2, 3, 4, 5. È facile. E quello 6, sopra, 6. Quello 6 ti mancava. Perfetto, quindi abbiamo confermato anche in questo caso la regola. Adesso voglio vedere se senti in grado di creare una figura che si chiama ottaedro, che fate invece da 8 facce triangolari tutto uguale. Ma no, abbiamo abbastanza caramelle. Prendete altre caramelle, sono là. Vai. Vi conviene partire, l'aveva fatto prima le vostre compagne, partendo da un quadrato. Guardate che non vi serviranno tante caramelle in più. Dovrebbero bastarvi quelle che avete. Bravo, partendo da un quadrato. Si parte da un quadrato, vediamo. Ah, voi lo fate autonomamente, ognuna per sé? Ma non capiamo che cosa è un ottaedro. Sì, e adesso vai verso l'alto per creare il vertice. No, non in mezzo così, non in mezzo così. Vai verso l'alto. Vai verso l'alto e devi creare qua un vertice. Bene, mettici una caramella in cima e uniscile tutte. Davvero? Però questo qui non ha 8 facce, attenzione. Vi manca un pezzo. Come, vediamo. Lo sto facendo. Vediamo che ce la fa. Qua siamo in alto mare, tante caramelle vedo ma poco lavoro. No, ma è giusto. La base sì, adesso devi farlo dall'altra parte, ti basta una caramella. Esatto. Oh mio Dio, ci siamo quasi. Queste, in questa maniera si formano i cristalli dei minerali. Questo è un ottaedro, guarda che ci siamo. Gara tra loro due, sono vicinissimi a vincere. Manca pochissimo, ne manca uno, ne manca uno anche qua. Fatto! In tre, siamo arrivati in tre. No, ma guarda, è una sacchetta. Sei spezzato. Il vostro è perfetto. Onesto. Anche il vostro, vediamo. Sì, perfetto, vediamo qua. E qua siamo ancora abbastanza in alto mare invece. E di qua, ai, qua no, ognuno ha fatto per sé. Abbiamo fatto, cioè, il decade, stavo facendo il decade. Ho capito. Allora, descrizione, i primi sono stati qua, quindi... Simone, ecco, se vi avvicinate qua che adesso descrive Simone, andiamo a verificare. Se lo metti qua davanti, per piacere, e lo descriviamo bene. Il nostro vai. Speciale. Allora, vertici. Ah, sei vertici. Sei vertici, che sono le sei caramelle. Spigoli, che sono gli stecchini. Eccolo. 12. Sono sempre pari gli spigoli, i vertici, come sono? Eccoli. C'entra qualcosa? Non so, no, sì, sono sempre pari. Prof, mi hai fatto questo? Fai vedere questo. Questo per essere, ascoltate un attimo, per essere un solido platonico dovrebbe avere tutte le facce uguali. Le una ha piramide. Triangolo, questo è un trapezio. Non è una piramide. Quindi non è neanche una piramide, è il tetto di una casa, ma non ha quella una sezione. Sì, come una tenda. È una tenda. Allora torniamo, verifichiamo la legge di Emma. Allora, qua abbiamo detto, Emma, ti ricordi ancora spigoli più vertici? Facce più vertici meno 2, verifica se è vero. Facce? Allora, sono 8. 8, vertici? Vertici sono 8, 4, no, aspetta. No, 6, 2, 4, 5, 6. Quindi, 8 più 6, 14, meno 2, 12. Sono 12 gli stecchini? Sì. Già confermato. Benissimo. Allora, anche in questo caso abbiamo verificato che vale quella legge che abbiamo imparato e sono 5 soltanto, quindi ne abbiamo fatto l'esaedro, il tetraedro, l'ottaedro. Chiedervi di fare il dodecaedro penso sarebbe quasi impossibile. Quasi fatto, lo stavamo facendo. Allora io per fare quello lì io direi che potremmo usare questo strumento qua, avvicinatevi pure qua. Puoi tenere tu, puoi inquadrare tu un attimo. Sì signore. Ops. Però ha chiamato allora un esperto in calamite. Allora adesso mentre firma il vostro compagno, se vi avvicinate qua tutti così riuscite a vedere tutti, ragazzi anche voi in fondo. Aspetti, bravo, arriviamo. Questo intanto, ripasso di quello che abbiamo visto ieri. Questo qua è un prisma o no? Sì. Perché ha almeno due facce laterali uguali. È un prisma retto così? No, perché è storto. Un pochino sbilenco, boh, se cerchiamo di essere più precisi. Cioè è obliquo. Se io faccio così? È un prisma obliquo. Quindi qui vedete, si vede benissimo quando diventa obliquo. E diciamo che in questo caso, vi ricordate ieri abbiamo usato la frase dicendo che un'altezza non corrisponde a uno spigolo laterale, mentre qui
un'altezza corrisponde allo spigolo laterale. Prisma retto ha l'altezza che corrisponde allo spigolo laterale. Quindi vuol dire che la faccia e lo spigolo sono perpendicolari alla base. Così non lo è. Se faccio così, questo è un prisma? No. Nice. No, sì, no sì. Perché le due facce devono essere parallele e uguali. Queste sono uguali. Questo quadrato qua, guardalo bene, questo e questo però sono uguali. Molto bello. Ma non sono parallele. Così con questo 3D si riesce a capire meglio quello che vi spiegavo su carta, sì. No? Quindi questo qua, così, è un prisma, e anche di più questo, è un parallelepipedo, e anche di più è un cubo, però accontentiamoci di dire che è un poliedro sicuramente ed è un prisma perché ha due facce parallele. È retto ed è regolare, ti ricordi che l'hai scoperto tu Lisa ieri cos'era un prisma regolare? Eh sì, l'hai dettato tu proprio. Sì, no, senti. C'entra qualcosa con i poligoni regolari. Cosa sono i poligoni? Regolare era fatto con aspetti con gli angoli di 90 gradi. No, 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 era non mi viene. Angolo equilatero. Quanto? Sono poligoni allora, regolari. Sono poligoni regolari, cioè che cosa devono avere per essere regolari? Il triangolo equilatero, il quadrato, il pentagono regolare. Tutti gli angoli uguali? Hanno tutti i lati e tutti gli angoli uguali. Questo qui ha tutti i lati uguali, questa base, il quadrato? Sì. Sì, quindi questo qua sarà regolare, è un quadrato. Potrei fare un pentagono, adesso il vostro compito sarà, e qui collaborate pure assieme, di farne una base pentagonale, qui lavorate assieme, sui quadrini. Può ci stare tutta la classe insieme oppure sempre a coppia? E provate, no, qua provate pure assieme. E lo sapevo, cioè, ho detto. Provate a vedere se riuscite a farli di pentagoni. Se esce staccato il cubo completamente, mettetevi a collaborare qua, vediamo se riuscite a fare un dodecaedro. Dodeca, Lisa, dodeca, quante facce ha? 12. Che roba è quella? Un 13 vedo io. No, no, non lo sai, il problema è che cos'è? Faccia con le dita. 12 facce. Quindi partiamo con dei pentagoni regolari, perché la figura deve essere regolare. 5 dobbiamo averne, diciamo. Perché è la scatola della Il. Oh my god, si è scatolato. Ah, bravo. Bene, dai, che ci siamo. Il primo pentagono è venuto fuori. Sì. Quanti, secondo voi, per fare questo pentagono ci basteranno i geomadri? No, perché li facciamo staccati, ma ha detto di farli insieme proprio. Vediamo. No, vabbè, adesso li unite. Base e il pezzo sopra. Sì, andate a unire un altro, bene. Lasciatene uno aperto. Dopo. Ecco, quello lì, lascialo aperto. Mettine 4 soltanto e attaccalo qui. Due di questi fanno uno lungo, quindi puoi togliere questo. Togliere, ecco, benissimo, e vai ad unirlo. Aspetta. Bene, che cominciamo a farcela. Perfetto, quello lì deve venire fuori. Allora. Adesso altro pentagono. Altro. Vedete che adesso ve ne servono di meno di spigoli. Lascia così, sono così già... giusto. Tieni, Matteo. Lascia così. Ecco, perché li avete già pronti, basta... Togliete le palline da un lato. Togliamo un attimo questa roba dal banco da così diventa più chiaro. Togliamo quello che non serve, ragazzi, perché c'è anche quel diario di chi è? Di Potter. Chi è Potter in questa classe? Avad. Bisogna andare a prendere. Lascia zona. Sono consumati, sono quelli da cambiare. Questo è diventato un quadrato, non puoi. Attenzione. Allungatelo di nuovo. Io ne ho uno. Perché questo è venuto fuori? Cos'è? È un altro. Allora, signori, non preoccupatevi, abbiate pazienza, si farà in qualche giornata. No, siamo prof, velocizzi il video. Capisco. Questo è sbagliato. Ma questo è tre, ma cos'è? Ma devi fare due. Allora, no, mancano. Io qui ne ho uno. Ma guarda, bro, guarda. Allora, quante facce ci sono qua? 12 devono venire fuori. No, aspetti, però facce... che qua neanche sono, 20. Siamo molto lontani dal 12. Io hanno creato dei triangoli. Togliete tutto da capo. Hanno creato dei triangoli. Raga, guardate, qua c'è un altro. Vabbè, io no, ora non serve questo pezzo sotto. Così, ah, il pezzo sotto. Allora, noi abbiamo visto anche la pallina non serve. Il tetraedro, l'ottaedro. E adesso il dodecaedro sarà difficile, figuratevi quello ecco. Da 20. Ecco! Aspetta. Bro, ne ho uno già pronto. Palina. Come si chiama quello da 20? No, la pallina non serve. Isoedro. Icosaedro. Anche io ne ho uno. Aspetta. Ha messo uno. Allora, qui state facendo un tendone da circo, più o meno, mi pare, però carino, ma
sbagliato. Appunto. Devono essere due. Deve esserci un altro. Bene, siamo riusciti dopo buoni 20 minuti, no, forse meno, a creare queste figure. Ma queste qua sono figure. Queste sono figure piane, queste laterali. Ma non so, dovrebbe essere qua. Così. Non sono piane. È quel che ti dicevo tutto il tempo. Raga, se vi serve qua. Deve essere, però, per essere regolare, deve avere gli angoli uguali. Quindi questo va allargato. Eccolo. Devono essere tutti gli angoli. Ecco, questo comincia a diventare regolare. Bene, anche voi ce l'avete. Cominciate a mettervi assieme adesso. Avvicinatevi voi due. Giratevi di qua. Venite, bello. Eccolo. Bene, questo cominciamo a farlo. Adesso avvicinatevi e unite anche quelli. Vi conviene prima unire quelli, se no non ce la fate. Possiamo unire da questo qua? Spostati tu di là. Bene, anche tu. Cominciate a assemblarli assieme. Ma perciò il nostro... No, questo qua è già su, facciamo questo. Ma il nostro è strambo. Ma sì, infatti. Vai, adesso formate un altro pentagono, quello che avete lì, basta che lo aprite da una parte e lo fissate qui, ad esempio. Ma il nostro è storto. No, così. Ecco. È la casa di Peppa Pig. Ah, sì, però deve avere i. Ma no, ma con brodo. Gli angoli uguali. E questo non è quello, deve allargarlo un pochino qua. Eccolo così, così diventa regolare. Perfetto, appoggialo pure sulla borsa. Allora, qua stanno riuscendo ad assemblarlo. Qui come siete? In alto mare? In alto, stai facendo un esagono, per esempio. Ma dobbiamo fare di solito. Esagono. Esagono o pentagono? Pentagono. Ma va, dai, io avevo fatto prima il pentagono. Deve essere così. No, non è 2D. Dai, che ce la facciamo. Qua sì. Però attenzione. Ma cosa hai fatto? Sì, adesso metti questa qua. Devi prendere la base. Ne mancava una. Ma cosa testa è più bravo? Lo so, sono bravissima. Lì. Ma okay. Che bravo, questo qua uno. Guarda che loro ce le stanno facendo, eh? No. Siamo bravi. Sfida maschi contro femmine qua, classico. No, loro stanno facendo solo. E loro stanno già quasi finendo. Adesso qua come vediamo, pentagoni. Sono così. Tutti pentagoni. Allora anche sopra. Devono essere 12 facce, contate quante ne avete adesso. Ma così sono dei quadrati. No, ma bisogna fare così. Come li metti? Ma no, ma perché così? Poi metti ancora uno qua, uno qua, uno qua, uno qua. Ma no, sì, ma no. Sì, loro no, ci sono. No, Lisa non è così. Loro ce la stanno facendo, vediamo qua. Voi, fermi là, voi state avete fatto un prisma. Perché avete. No, no, non distruggerlo. Mettilo giù di nuovo. Faccia di base qui sotto, faccia superiore. Sono due facce parallele uguali, questo qui è un prisma, non è un dodecaedro. Così per tenerlo su meglio. Voi siete sulla strada giusta. Voi, e voi unitevi a loro, ragazzi, se no, se ognuno fa per sé non ce la fa più. E no, il vostro prisma non è un punto di caide il tuo. Loro ce la stanno facendo. Ma perché non ci vanno dei triangoli? No, no, no. No, nessuno deve essere triangolo. T'ho detto io che non sono triangolo. Devono essere 12 facce, contatele e guardate quante volte. Ma ne abbiamo 5-6 ne abbiamo. Voi siete buon punto. Voi siete buon punto. Qua siamo in alto mare. No, ma no, ecco qua. No. Guarda, questo comincia. Sì, è che noi eravamo da soli fino a un secondo fa. Ragazzi, unite le forze perché vi stanno fregando di là. Boh. Voi state facendo dei prismi. E boh, proprio ormai non lo posso fare. Finito! Non è finito! Adesso è finito! Non è, manca uno qua. Finito! Allora, finito! Ragazzi! Allora, un po' sbilenco Compiamoli se sono 12 facce, mi sa di no. Ma sì, sono perfetti! Cominciamo, le due facce di base, una sotto e una sotto. Due! Sì, poi in questo piano, 1, 2, 3, 4, 5, piano sotto, 1, 2, 3, 4, 5, sì, 12. 5 per 5, abbiamo vinto! Venite qua! Io voglio provare se ne rimane. Le ragazze vi hanno stracciati! Qua non sanno collaborare, guarda là, i maschi non sanno collaborare. Cosa avete fatto? Le femmine sono più brave. Venite qua. Adesso se fate un po' di silenzio che facciamo un discorso qui. Eh sì, hanno usato il quaderno? No. No? 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 Ragazzi, no? Qua è il silenzio, per piacere. Matteo? Matteo? Ma guarda, ma... L'aria, l'aria. Matteo! No.
Bene, allora, le ragazze sono state molto più leste, hanno collaborato meglio con tutte, sono solo in 5, voi forse eravate troppi, non so. Perché non è vero, ma noi eravamo in 2, eravamo in 2 e gli ultimi 30 secondi. E in 2 si collabora invece. No, infatti abbiamo chiesto a tutti gli altri, nessuno se voleva unire, noi siamo arrivati a più solo quando è arrivata lei hanno detto, ha detto a dare. Perché non avete collaborato? Luca, Luca non voleva. Luca, dimmi la colpa, Luca. Emanuele, Emanuele. Era Luca. Era Luca. No, no, era Simo. Ma io guardo il resta il fatto che il prodotto dei maschi adesso è questo, che ma è cosa avete fatto? Un prisma a due piani. No, non è quello, non è quello. No? Quello. E questo sbilenco qua? No, perché stiamo ancora facendo, nessuno ci ha aiutato. E allora, le femmine, pur essendo solo in 5, vi hanno fregato la grande. Perché? Ma se caramelle fanno schifo. Avvicinarsi qua al silenzio che parliamo. Allora, di quante facce è composta questa 12. Figura? 12. Puoi mostrarle che verifichiamo? Partiamo dalle due basi. Base maggiore, benissimo. Sopra e sotto, perfetto. Quindi e 5 nel piano sotto. Ce ne sono 5 in due piani, perfetto. Quante caramelle ci sono? Tante. Andiamo a verificare la regola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, mi sono persa. No, no, sbagliate, sbagliate. Aspetta, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ci stiamo perdendo, è difficile contare questo. Allora, facciamo così, adesso lo disassembliamo, poi io metterò il filmato in velocità, le contiamo. Mettiamoci su un banco libero e togliamo gli stecchini e li contiamo uno a uno. Vediamo se sei vera ancora la regola di Emma. Emma, che dici, funzionerà? No, no, ma questo qua no. Venite qua a verificare. Contiamo, le facce erano 12, questo abbiamo verificato. Adesso contiamo gli stecchini. Ma non è giusto. Comunque il punto è che erano proprio di meno, quindi era più facile per loro lavorare. Allora, ecco qua la spiegazione perché le femmine sono state più brave, perché erano di meno. No, perché avevano 3.000 caramelle. Troviamo sempre una scusa. Non è vero. Ma il problema era che avevo 3.000 caramelle e noi ne avevo 2 in croce. Ma non è vero, sì, noi eravamo in 2. Allora, attenzione che adesso è il momento del conteggio. Che prima ci si perdeva, contiamo gli stecchini. E mezzo. Allora, conta gli stecchini. Un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28, 29, 30. 30, perfetto. 30 questi. Caramelle sono? 1, 19, 20. Bene, 20 quindi. 32 meno 20, 12 32. Più 2, 14. Era, no, 30. No, era 30, aiutatemi a fare i conti, allora, mi sono perso. La tua regola. 12. Abbiamo trovato 30 stecchini, 20 spigoli. Caramelle. Prof, 12 meno. Ma dobbiamo trovare le facce. 12 dobbiamo trovarlo, ma ce l'abbiamo. No, le facce erano 12. Le facce dobbiamo trovare. Ah, giusto, le facce sapevamo che erano 12. Quindi allora, 12. 12 meno 20. Più 20 meno 2. 12 più 20, 32 meno 2, 30. Perfetto. Allora funziona. Abbiamo visto che per tutti i solidi platonici ci manca solo l'icosaedro, che servirebbero 20 facce, non ce la faremo sì, mai. È fatto tutto da triangoli equilaterali. A meno che non ci uniamo tutti insieme. Sì, facciamo. No, sono le mani, penso che non ce la facciamo.